Ciao a tutti e bentornati in una nuova puntata di Tessiland Condivision. Quest'oggi analizzeremo insieme quattro progetti pubblicati e condivisi sulla nostra pagina Facebook Meglio di Maglia nella settimana dal 19 al 25 aprile. E poi, come avrete notato, sicuramente avrete visto che ci sono diversi cambiamenti sul nostro sito, soprattutto per quanto riguarda le ricerche degli articoli, i filtri. Beh, quest'oggi vi mostrerò come utilizzarli al meglio e credetemi, mi ringrazierete, perché davvero una volta che avrete imparato ad utilizzarli sarà davvero molto semplice cercare o avere suggerimenti sugli articoli che vorrete. Quindi, accompagnato da questo meraviglioso sottofondo, questo cinguettio degli uccelli e dal profumo della primavera, diamo il via alla puntata di oggi. Vai! Il primo progetto di quest'oggi è di Floriana Ezri Benedetti, una giovanissima ragazza di 30 anni che da pochissimo si è avvicinata a questo meraviglioso mondo dell'uncinetto e che ha realizzato questa maglia prendendo spunto da un tutorial della Fata Tuttofare, che è la maglia Prada. Floriana ha utilizzato l'amanda sfumato azzurro intervallato con l'amanda bianco, il tutto lavorato con uncinetto 3,5. Ma non perdiamoci in chiacchiere, anzi io non mi perdo in chiacchiere e ascoltiamo il suo vocale. Vai Floriana! Salve a tutti! Grazie per aver scelto il mio progetto per la rubrica e grazie a tutti gli utenti che hanno messo mi piace, sono molto contenta. Mi chiamo Floriana, ho 30 anni, vivo a Genova e sono un ingegnere informatico. Ho tante passioni, tra cui il trekking, soprattutto sulle colline della mia città, andare in moto, fare musica e l'uncinetto, ovviamente. Passione che ho riscoperto soprattutto durante il lockdown dell'anno scorso. Per questa maglia mi sono ispirata al progetto della Fata Tuttofare, che è bravissima e che ringrazio. La maglia si chiama maglia Prada, però ho preso spunto e ci ho messo un po' di fantasia, innanzitutto cambiando il filato e facendone una maglia un pochino più primaverile, e ho scelto il filo di Scozia Amanda 5, che è meraviglioso, e poi cambiando anche il punto di lavorazione, ma mantenendo la costruzione dal basso e quindi partendo dal basso, arrivando allo scalfo maniche in tondo e poi procedendo in linea fino a ricongiungere per poi fare le maniche. Ho utilizzato circa 400 tra i 400 e i 450 grammi di filato, diviso in tre gomitoli di azzurro sfumato e circa due gomitoli del bianco, ma del secondo me ne è avanzato un po', e l'uncinetto 3,5. E insomma niente, mi è piaciuto moltissimo fare questo progetto e vi ringrazio tantissimo per questa opportunità. Ciao! Brava Floriana! E poi quel gattino? Troppo bello! Il secondo progetto di quest'oggi invece è di Sandra Rampini, in cui ci mostra con una meravigliosa foto del suo dolce figliuolo questa maglia che ha realizzato con, vediamo. Sandra ha utilizzato il Wilson nella variante Gucci e i ferri numero 6. E Sandra ci ha inviato un bel video, guardiamolo insieme. Ciao, sono Sandra e vivo a Paola in Calabria, dove sono venuta qui per amore. Paola è una ridente cittadina sul Tirreno, patria di San Francesco da Paola. Per realizzare questa maglia ho utilizzato un filato della Tessiland, il Wilson Gucci. È un filato molto versatile, me ne sono serviti circa 500 grammi. La maglia è realizzata con ferri numero 6 e il punto è molto semplice, 6 diritti e 2 rovesci. Le maniche sono a raglan. Con la Tessiland mi sono trovata veramente bene, gli ordini vengono evasi velocemente e la gamma dei prodotti è veramente molto vasta. Questo mio ultimo lavoro è una borsa in cordino, è realizzata tutta con i prodotti Tessiland. Ciao, buon lavoro a tutte! Grazie Sandra, e adesso parliamo di
motore di ricerca Tessiland. Tramite questo video sicuramente riusciremo a chiarirvi un po' le idee, perché siete stati in tanti a chiedercelo. Allora, come avete visto sul sito c'è un nuovo motore di ricerca, molto più funzionale, più veloce e con tanti spunti, suggerimenti e soprattutto aiuti. Vediamo il video e capirete tutto. Il nuovo motore di ricerca Tessiland è un motore di ricerca intelligente. Intelligente perché? Perché potrete trovare qui nella sezione cerca nel catalogo, inserendo ad esempio un classico che potrebbe essere Liggy. Eccolo qui, inserendo il nome potrete in automatico vedere tutti gli Liggy presenti sul nostro sito, e quindi anche Liggy Lux, il Ghost oppure il Print. È un motore di ricerca intelligente perché anche qualora non foste certi del nome del filato, e quindi magari state scrivendo il nome non completamente corretto, come potrebbe essere in questo caso Doni, non vi preoccupate, perché il motore di ricerca capirà e vi farà fuoriuscire i Doni che in realtà state cercando. Sarà possibile oltretutto effettuare una ricerca anche per colore, il che è utile soprattutto se volete fare una ricerca, o meglio un abbinamento, e quindi inserendo un colore quale ad esempio il giallo vi fuoriusciranno in automatico tutte le applicazioni, fondi o filati che rispecchiano questo colore. Sarà possibile inoltre effettuare una ricerca anche per composizione, quale potrebbe essere ad esempio il cotone. Ovviamente è una ricerca molto vasta e voi potete restringerla applicando i filtri che troverete qui sulla sinistra qualora steste facendo una ricerca dal computer, oppure qualora la steste facendo da un tablet oppure da un cellulare cliccando qui. Mostra filtri. Mettiamo ad esempio per ipotesi che stiamo cercando un cotone da lavorare con un uncinetto 3-4. Cliccate qui nel filtro, chiudete e in automatico vi fuoriusciranno tutti i cotoni per il quale consigliamo l'utilizzo dell'uncinetto 3-4. Ecco qui. Se volete vedere un articolo nel dettaglio vi basterà semplicemente cliccarci su, eccolo qui. Così come, soprattutto se siete più esperte e state cercando un filato particolare e volete vedere i colori disponibili, non dovrete fare altro che fare la ricerca per categoria e quindi andare direttamente nella sezione dedicata ai filati e cliccare sul nome che troverete sempre qui sulla sinistra dal computer, o cliccando su filtro dal tablet oppure dal cellulare. Selezionate il nome dell'articolo, cliccate su OK e vi fuoriuscirà l'articolo che avrete selezionato, completo già anche delle relative disponibilità. Una sezione molto importante appena introdotta sul nostro catalogo è anche questa che potrete trovare sulla nostra home page. Ecco qui, qui c'è una sezione dedicata alle novità ed alle offerte. Ovviamente qui potrete vederne solo alcune, per vederle poi nel dettaglio dovrete cliccare su nuovi prodotti che potrete trovare nella sezione dedicata alle informazioni qui, ecco qui, e vedrete tutti i nuovi prodotti appena arrivati in casa Tessiland, così come potrete cliccare sulle offerte per vedere tutti i prodotti in saldo attualmente disponibili sul nostro sito. Avete visto insomma le funzionalità che ha questo nuovo motore di ricerca sul sito Tessiland? È davvero utile e pratico, quindi mi raccomando, usatelo. Il terzo progetto di quest'oggi invece è di Maura Manara. Allora, lei sta per diventare nonna nuovamente, finalmente questa volta di una bella femminuccia, e quindi ha realizzato questa copertina. Ha utilizzato il King Rosa e il King Perla, il tutto lavorato con i ferri numero 5. Ci ha inviato un vocale, quindi evito insomma anche adesso e faccio parlare direttamente lei. Buonasera, mi chiamo Maura. Sono emiliana, ma vivo dal 2004 in Maremma perché ho sposato un maremmano. Ho fatto questa copertina perché alla fine di agosto nascerà la mia nipotina, la terza di mia figlia, la terza figlia di mia figlia, dopo due maschiacci.
e quindi ci stiamo dedicando a realizzare corredini, scarpine, cuffiette e quant'altro. E mia figlia mi ha detto: mamma, ho bisogno anche di una copertina di cotone, perché visto che appunto nasce verso la fine di agosto, ce l'ho solo di lana e ne vorrei una di cotone. Ecco perché è nato il progetto realizzato con la fettuccia King, acquistata da Tessiland, nei colori rosa pallido e grigio perla, perché la cameretta riporterà questi colori. La copertina è stata realizzata ai ferri con un punto legaccio e un punto traforato, e l'immagine l'avevo trovata così casualmente su internet e mi ha colpito il fatto che fosse lavorata in diagonale e che non si dovesse partire quindi con una marea di punti da subito, ma partendo con due punti addirittura fino ad arrivare alla metà e poi ritornare a due punti e ritornare a zero. Quindi questo lavoro mi ha dato tanta soddisfazione, un po' perché appunto è la prima femmina di mia figlia, un po' per tutta la situazione che si può creare intorno a una nascita, e quindi ecco il mio lavoro che ho fatto con tanto amore. Mi sono trovata benissimo a lavorare questa fettuccia, che tra l'altro adoro, e tra l'altro ho acquistato anche il nero per farmi poi un qualcosa per me quando avrò un attimo di tempo, perché adesso sono presa per Rachele, per tutte le sue creazioni. Grazie di tutto e grazie di questi bellissimi filati. Un saluto da Maura. Ma grazie a te, Maura, per averci dato la possibilità di parlare del tuo progetto, di te, e soprattutto grazie per aver condiviso con noi questo momento meraviglioso della nascita della tua nipotina. Ma la foto che ho ottenuto più mi piace durante questa settimana è una stupenda borsa di Simonetta Mauro. Abbiamo provato a contattarla, ma insomma non è stato molto semplice, però la sua è la foto che ho ottenuto più mi piace durante la settimana, quindi meritava senz'altro di essere citata. A quanto abbiamo capito, soprattutto dalla descrizione della foto che ha ripostato, ha utilizzato il cordino tie e poi questi manici a intreccio. Si è trovata bene, l'avete premiata con tanti mi piace, quindi che dire, brava Simonetta. E anche questa meravigliosa ed esterna puntata di Tessiland Condivision si conclude qui. Io vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube e di attivare la campanella, di seguirci anche su tutti gli altri social, vale a dire Facebook, quindi la nostra pagina Meglio di Maglia, Instagram, Pinterest e TikTok, di seguire anche tutte le altre rubriche che potrete trovare sul nostro canale YouTube, ma anche di leggere tutti i nostri articoli che settimanalmente, ogni venerdì per esattezza, vengono pubblicati sul nostro blog al sito www.meglio-di-maglia.com. Tutti i link dei prodotti che abbiamo visionato quest'oggi potete trovarli qui nel box informazione, oppure cliccando qui sulla i potrete visionare in automatico tutti i prodotti che abbiamo visionato quest'oggi. Mi raccomando, commentate, dateci suggerimenti, qualsiasi cosa voi vogliate, insomma scriveteci, noi vi leggiamo, accogliamo i vostri consigli. E con il profumo della primavera vi do appuntamento a giovedì prossimo. Ciao! Oh, che bello!